Ok, piccolo pre-puntata. Ho fatto un buco a due passi da casa perché il radar mi segnalava scheletri e io volevo prendere cose per una cosa che dopo vi spiego. Però scendo di qua ho trovato ragni. E allora adesso uccido ragni, che così forse prendo le stringhe. E se morivo era comico, lo volevo registrare. Vediamo. Ragni di merda, ragni di merda! Ragni di merda. Quanti ragni di... Uno spawner di ragni, ma siete folli, cazzo! Ma dai! No, 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 cazzo, voglio andarmene via! Come si fa ad andarsene via? Puttana Eva! Cazzo, mezzo cuore! Aiuto! Max di Berro Fronzo, benvenuti nella terza puntata di questa cazzo di serie che si chiama Pinno Crafto Perla Crafto Pirla Craft, nella quale sono successe diverse cose. Allora, come avete visto nella pre-puntata, sono quasi stato ucciso dai ragni, ma ho scoperto che i calamari sono un'ottima fonte di sostentamento perché dopo aver disintegrato un sacco di squid, se cotta, la carne delle seppie si trasforma in calamari che ti cura 4 cosciotti, esattamente come una bistecca, solo che qua di cose ce ne sono tantissime. Abbiamo, volente o nolente, trovato queste cazzo di string. Abbiamo cotto altri minerali. Ho bucato qua dietro. E io stavo cercando dei cazzo di scheletri per il semplice fatto che ho piantato lì dietro il seed magico della Magical Crops. Ma volevo anche farlo crescere velocemente. Se lo faccio crescere velocemente, devo utilizzare la watering can della Extra Utilities. Ma la watering can dell'Extra Utilities, dato che non siamo in Pacifica, come abbiamo potuto ben constatare 30 secondi or sono, necessita anche nella sua ricetta di... No, necessita anche nella sua ricetta di... Eccolo qua, di bone meal, cioè di coso di osso. E il coso di osso lo si può trovare solamente negli scheletri. E quindi io stavo bagolando per il mondo a cazzo cercando scheletri. Vado verso di qua, d'accordo? Verso di qua. E c'era... Vedete? Che là sopra c'è l'ombra di uno scheletro. Adesso ci sta puntando in alto a destra. Lo vedete in alto a destra? Verso di qua c'è un cazzo di scheletro. Allora ho detto, beh, buco qua e vado verso il basso, che così trovo degli scheletri e mi faccio le ossa. Però è successo che ho trovato prima dei cazzo di ragni. E tra l'altro non dei ragni qualunque, un cazzo di spawner di ragni. E questo è fastidioso. Quindi adesso, prima roba, andiamo a spaccare lo spawner di ragni, perché non è che possiamo diventare deficienti. D'accordo, potrei automatizzarlo, ma se trovo il modo di automatizzare i ragni, cioè trovo anche il modo di farmi prima la cosa, d'accordo? Qui ora andiamo in missione suicida per spaccare effettivamente lo spawner dei ragni, anche perché dentro c'è sicuramente una chest. E se c'è la chest ci possono essere dei tesori che sarebbe carino prendere. Quindi adesso proviamo a vedere se è possibile uccidere questi cazzo di ragni. Dov'è il piccone di merda? Oh, andato. Fantastico. Merda, quello è uno zombie. Spada. Aia, che male! Ok, sei morto. Non voglio sincerarmi oltre delle tue condizioni. Ottimo. Un po' meno ottimo. Però abbiamo trovato... Oh! Puttana Eva! Che cazzo di colpo! Vaffanculo... Scusate, scusate, scusate. Non volevo urlare al microfono. Mi sono cagato addosso. Abbiate pazienza. Wow! Mi sono girato per caso! Non avevo sentito perché il volume è bassissimo per non disturbare YouTube. Cazzo! Ma c'è un altro spawner, non è possibile che vengano fuori tutti sti stronzi. Vaffanculo! Che... Come si sale da qua? Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Agua Legends mi ha insegnato i riflessi, perché gioca a Osu. Wow! Che spavento! Mamma mia, allora. Bene. Possiamo ritornare a fare quello che stavo facendo. Cazzo! Allora, vi dico in anteprima che tra l'altro ho scoperto che mancano due mod... Mi seguono, eh? Che mancano due mod molto importanti a questo pacchetto, che potrebbe essere che io mi metto a fare. Ma dato che mi serve anche la World Gen di quel tipo di mondo, può essere che io ricreo il mondo. Quindi il mio piano potrebbe essere questo: prendere il pacchetto, modificarlo,
Aggiungere tutte quante le cazzo di plugin per... Ma guarda quanto cazzo nuoto veloce. Tutte le plugin per la NEI in maniera tale che non faccio il Clockwork Engine senza effettivamente... Ma quanti cazzo sono? Senza effettivamente trovarmi la ricetta. Cioè, ragazzi. Ricreare il mondo perché tanto conosco il SID, però con le nuove mod, sperando praticamente che il mondo pregenerato non differisca molto da questo nel quale io sto giocando. Le mod in questione, che vorrei assolutamente aggiungermi, anche se magari non le utilizzerò mai, però vuoi vedere, sarebbero la code. La, scusate, che cazzo sto dicendo? Non quella dei pirati, perché è quasi situazionale, insomma. Ma l'Archimede, che voglio assolutamente utilizzare perché voglio farmi dei vascelli buoni con dentro le ceste per andare in giro per i sette mari a ciulare roba. E soprattutto la... non mi ricordo come si chiama. Quella cazzo di mod che aggiunge il quarzo, che così tu hai praticamente l'archivio e gli autocrafting. Non tanto per gli autocrafting, che tanto se mi conoscono non li farò mai, quanto per il fatto che c'è il grinder automatico, quello là che tipo... Puoi spaccare gli ores e prendere lingotti in maniera tale che non faccio come sto facendo da due puntate, che invece di spaccarli per ottenere la polvere, per ottenere il doppio di lingotti, li cuocio direttamente e vaffanculo. Quindi proprio queste qua dovrebbero essere le due cose. Naturalmente poi mi prenderei nota di tutto quanto quello che ho e me lo citerei in maniera tale da trovarmi nella stessa posizione, con la stessa chest, con le stesse cose. E poi vabbè, se ritrovo le stesse cose in superficie, sti cazzi, insomma, sarà qualche materiale in più, però almeno non si dovrebbe avvertire molto lo sbalzo. Adesso io mi fermo un attimo per vedere se questa cosa è fattibile con vari mondi in prova, perché adesso che ve l'ho detto mi è venuta curiosità e lo voglio fare. Prima però prendo su tutte quante le sugar cane che effettivamente servono in qualche maniera. Vediamo se qualcuno ne è caduta fuori. No, quindi vuol dire che non era cresciuta proprio benissimo sta sugar cane. E prima ancora di fare questo, direi di avanzare. Dove cazzo è il sole? Sta tramontando, quindi tra poco dovrò andare a dormire. Notabile tra l'altro il fatto che io questa volta ho una casa, quantomeno comunque un tetto sopra la testa, quando invece nella serie successiva, che è durata qualcosa come 30 puntate, non ce l'ho avuta. Quindi tra l'altro, vediamo un po', Iron Cap, Wooden Wand, con l'Iron Cap, con le Iron Nugget, quindi devo spacchettare Iron Ingot. Fantastico. Posso già farmi la bacchetta? Vediamo, no, prima devo farmi le cap, quindi una e due, e dopodiché mi faccio la bacchetta. Dopodiché dovremmo andare un attimino a caccia di legname per farci le pattern della Tinker's Construct, e dopodiché potremo farci i libri, dopodiché potremmo farci i bookshelf. Dopodiché metto in pausa per vedere se questa cosa del mondo tricoso si può fare. Se riesce, recupero, cioè, faccio di nuovo il mondo con esattamente le stesse cose che c'erano prima, e voi vi ritroverete in un'altra registrazione con alcune minime differenze, come per esempio un po' di world gen cambiato, che cazzo ne so io. Altrimenti vuol dire che ho cambiato mondo e mi sono trasportato in cheat mode tutto quanto quello che avevo prima, perché cambiando le mod cambia anche la world gen. Ma questo non penso, perché in teoria, anche se aggiungi world gen, non è che cambi, diciamo così, le variabili con le quali il mondo viene generato. Quindi dovrebbe andare bene. Però vediamo, perché non si sa mai. Praticamente io adesso mi sto tirando fuori il legname, perché con la Tinker's Construct puoi farti dei pattern e con essi puoi effettivamente farti il libro. I pattern sono questi qua. Dunque vediamo. Bookshelf. Bookshelf è questo. Book è questo e il pattern è questo, che si fa con due stecchetti e due pezzi di legno, ti viene fuori il pattern. Quindi adesso, a dire la verità, lo possiamo fare anche così. Quindi facciamo un paio di legnetti, un paio tanti, e dopodiché facciamo un po' di pattern che comunque mi serviranno, quindi facciamo così. Dopodiché andiamo a prendere le foglie, cioè i fogli veramente, che in questo caso potrebbero essere questi. Andiamo all'interno della nostra crafting table, li mettiamo qua in man... No, cazzo! Andiamo qua in maniera tale da fare i fogli. Ogni tre fogli c'è un albero, e per fare l'albero ci vuole il jolly. Salutiamo Jollaccio.
vengono fuori, cazzo, vedi, due libri. Quindi devo ancora farmi un altri due pattern. Quindi così. E così che mi avanzano. Ah no, no, è giusto, giusto, giusto. Così, con due pattern che mi avanzano. I libri sono effettivamente messi qua. Ne mettiamo così, mettiamo questo qua e questo qua, con anche quest'ultimo, ne otteniamo una bookshelf. E in linea teorica, se io metto qua la bookshelf e metto l'Iron Cuphead, si trasforma nel Tamonomicon, che è la primissima fase di creazione per tutto quanto quello che riguarda Minecraft. Perfetto, adesso metto in pausa e provo a ricreare il mondo. A tra poco. Ok, ha funzionato. Allora, voi non lo potete sapere perché logicamente non è passato assolutamente niente dal punto di vista temporale. Però ho aperto il pacchetto, ci ho messo dentro le mod, ho ricreato tutto quanto con lo stesso seed di prima, ovvero Pinno, e ho visto che è venuta la stessa cosa. Quindi per cui abbiamo praticamente lo stesso mondo. Ho tentato di ricreare il più possibile fedelmente quello che c'era. Con l'ultimo screenshot ho ricreato il... come si dice... l'inventario che avevo. Tra l'altro notate che io ho le wooden axe che avevo all'inizio, perché era la stessa, c'era la stessa cesta di quando sono arrivato praticamente sul mondo la prima volta. E in più un altro paio di cose sono rimaste esattamente le stesse per quanto riguarda altre ceste che ho trovato in giro. Per esempio sono andato sotto a cercare i ragni e ho spaccato lo spawner. Però ho tipo disintegrato le ceste e le ho lasciate lì per terra perché mi ero già ricreato l'inventario. Mentre nel, come si dice, nel tempio, quello là fatto di ossidiana, che c'era molto più in là, gli item erano diversi, tra l'altro erano molto migliori. Quindi ho dovuto a malincuore spaccare la chest e tipo lasciarla tutto quanto che despawnasse. Ed è un peccato perché avrei preferito tra lingotti di Taumium, diciamo così, free, piuttosto che, oddio, che cazzo c'è lì, perché tutto, ah sì, perché c'è piuttosto che, insomma, la zappa di Taumium, che vabbè, insomma, il resto l'ho dovuto mettere un attimino come cacchio era. E bom. Comunque, in pratica, adesso abbiamo la Nei. Abbiamo, vedete, Clockwork. Ho messo i plugin, quindi posso vedere la ricetta del Clockwork Engine. E ho messo anche la Applied Energistics, che appunto volevo assolutamente mettere e che mi ero assolutamente dimenticato di mettere. E dovremmo avere, se non ho dimenticato, anche l'Archimede. Abbiamo l'Archimede, Archimede, Archimede, Archimede. Dovrebbe essere questa. Cioè, se questi qua sono gli Archimede Ships, sì. Ma dov'è l'Helm? Eccolo qua. Perfetto. Quindi abbiamo praticamente le mod che ci servivano. Io non ho ancora i miei cazzo di bone meal, quindi per cui adesso andrò alla ricerca delle schifezze in fondo al mar, o meglio praticamente sotto la cavernetta che abbiamo testé fatto, e vedrò di mettere un po' a posto le cose. Allora, la stone non ci serve, la cobblestone potrebbe servirci, come anche no, le string le possiamo mettere via. Naturalmente ci saranno alcune, vedete là in fondo per esempio ci sono state ricreate all'interno del mondo le sugar cane che avevo spaccato, mi pare, al primo episodio, per metterle qua davanti, che infatti non ci sono, non c'è neanche la sabbia perché la dovevo prendere da qualche altra parte. Comunque, insomma, ci sono delle minime differenze, però il grosso è qua, insomma. Vediamo che cazzo mi devo prendere ancora. Questo non mi serve, questo neanche. Direi che possiamo investire 8 di ferro per un'armatura di quelle là normali, per il semplice fatto che scusate, che dà veramente tanta armatura ed è la cosa migliore per quanto riguarda la qualità prezzo. Ho 3 di armatura che vanno bene, quindi abbiamo già la nostra cosa. Abbiamo la spada, sì, logicamente gli item non sono ancora rotti. Mi sono appena fatto di nuovo il Taumonomicon e mi sono fatto l'Iron Cuphead Wooden Wand, che dovrebbe essere quella là tipo più base che esista. Adesso io penso che mi metterò a dormire in maniera tale da... aspetta un attimino, intanto vediamo però di avere abbastanza roba da mangiare. Allora, esistevano, mi pare, le drying rack della... Vediamo se esistono. Allora, esistono queste, che quindi... puttana Eva... hanno bisogno di queste qua. Quindi se io in teoria metto questo e questo, posso mettere anche questa e questa. Perfetto. Vediamo se si può andare a dormire. No, ancora. Oh, eccolo qua.
Perfetto, sono andato a dormire per il semplice fatto che così magari despawnano un pochettino di mostri, che schifo non dovrebbe fare. Possiamo avere anche le mele, questi qua adesso li cuociamo. Probabilmente andrò a caccia di maiali per il semplice fatto che un paio di bistecche in più schifo non fanno. Prima di metterci a coltivare dovremmo fare una cosa così. Se adesso io vado direttamente in miniera non è tanto per minare quanto per praticamente vedere se riesco a trovare della redstone. Logicamente non sarà una sessione che io continuo a fare ripetutamente, rimarrò premuto con il tasto REC, ma voi vedrete solamente punti salienti o cose belle che io trovo, insomma, ma niente di particolare. Ok, massacrato gli animali. Vedete tra l'altro che io ho 11, cioè che ho un livello al posto di 11-12 che era quello che avevo prima. E tra l'altro che ci sono buchi nel terreno perché dove sono passato con la creative finché cercavo di nuovo questo posto, ho tentato praticamente di. 1, 2, porca puttana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, perfetto. Ho tentato di, come si dice, di togliere via un po' di elementi che c'erano dalle pareti o da per terra in maniera tale da equilibrare un pochettino quello che era il mio inventario, insomma, con quello che avevo già tolto dal mondo. Niente di troppo preoccupante perché tanto non è che mi sono creato macchinari, mi sono preso, boh, cioè alla fine avrò 10 di ferro in più. Però, per esempio, chiedo scusa, ci sono questi 18 gold che provengono in larga parte da quel giacimento molto grosso di gravel ore che avevamo trovato un tot di tempo fa in superficie ancora. Quindi per cui c'è poco da fare. Allora, vediamo. Rimettiamo a posto l'inventario. Mettiamo questo, 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 questo e questo. Mettiamo questo. La legna ci potrebbe sempre servire. E immagino che no. E immagino che sì. Questo qua potrebbe servirci per fare un'altra crafting table da buttare in inventario, perché non si sa mai, potrebbe sempre servirci in una situazione di sfiga nera. Questa la possiamo mettere via. Dai, dai, ci siamo con sta roba da mangiare. Allora, quale mutton chops ci sono e quale bistecche? 6, 7, 8, no, boh, questa qua la lasciamo per il ritorno. Bene, andiamo all'avventura. Aspetta, dobbiamo prendere anche un altro piccone che non faccia schifo e ce ne facciamo un altro di ferro, quindi 1, 2, 3 e altri 2, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, va bene, la mancia di pietra perché non ho ancora i. Avete capito, insomma, non ho ancora i picconi quelli fighi della. Come si chiama, ragazzi? Come si chiama? La Tinker's Construct, ecco, allora via questo qua e. Via questo qua, va bene, a posto, vanno bene così. Tanto quelli di ferro li tengo uno per le emergenze e uno perché mi piace. Qua si è anche fatto, no, qua si è anche fatto, no, sì, eccolo qua. Queste qua sono ancora a stendere, via. Verso l'infinito e oltre. Togliamo via anche questo. Potremmo farci il coso, ma non ho ancora le pelli. Potremmo farci, intendo, lo zainetto. Adesso andiamo all'esplorazione di quella cavernetta che sta subito sotto lì dei ragni. E vediamo se riusciamo a trovare un po' di redstone, per il semplice fatto che a me piacerebbe già avere i primi macchinari o comunque avere un qualche tipo di cosa base, di sminuzzamento base, perché per esempio avere le stringhe schifo non dovrebbe fare. Ecco, per esempio questo qua non mi ricordo se l'avevo preso o meno, ma adesso lo prenderemo perché voglio dire, no? Avete capito? Allora prendiamo anche questo, prendiamo anche questo, prendiamo anche questo. Dai, quanto ca. Vaffanculo. Già troppo. Vedete che qua, per esempio, l'apertura è diversa. Allora, questo qua che cos'è? Vedete, sono andati via gli highlight tooltip perché li ho disattivati creando un nuovo mondo. Quindi di nuovo, aspettate, come cacchio è che si faceva? Options, inventory, utility. No, recipe mode, recipe mode. Enabled, niente, Word, Highlight Tooltips, Shown e doppio Esc e via. E si parte all'avventura. Da questo momento in poi io sono in silenzio radio e ci sentiamo solamente se succede qualcosa di bello. Per esempio che crepo, bello per voi che vi divertite stronzi, perché per me non è bello morire, d'accordo? E in caso, insomma, o se trovo appunto sta redstone, se trovo del gold, dei diamanti, non so che cazzo. Che comunque se trovo dei diamanti penso che li arvesto con il piccone normale perché non mi va di star là tipo a pensare cos'è sta roba qua? Tin, boh, ne abbiamo già tanto quindi via, andiamo avanti, questo ce lo mettiamo qua dietro che non si sa mai, merda, non ho le torce, quindi facciamo così, così, così e così,
e dovremmo essere in bolla. Allora, dove andiamo? A destra, a sinistra, a destra, a sinistra, andiamo a destra. Perché se il cesso è in fondo a destra, a me che scappa da pisciare. Oh, bello questo. Entropy Infused Stone. Merda! Vaffanculo. E cazzo, ok. Bene, a dire la verità, siamo già a metà dell'opera, nel senso che abbiamo le bone meal, e questo è ottimo. Proviamo a vedere se di qua succede qualcosa di carino. Un po' di ferro che schifo non fa. Ok, da questa parte niente. Proviamo ad andare un attimino indietro. Qua si va però verso l'alto, non mi serve. Torno indietro all'altro bivio e vado a sinistra perché io ho bisogno di andare verso il basso se voglio la redstone. Shit! Vaffanculo! Mentre craftavo, cazzo! Madonna, sti cazzo di pipistrelli, che cago! Non sono equipaggiato per la caccia ad alto forno, ad alto borgo, ad alto co... Ma vaffanculo, c'è lo zombie davanti! Merda! Devo veramente, mi sa, andarmene via in attesa di tempi migliori perché sta cazzo di redstone per ora mi sembra imprendibile. Allora, dov'è? Dove, da dove sono venuto? Ah, da qua sopra, vaffanculo. Cioè, purtroppo perdo veramente tanta vita, non ho così tanto cibo da poterci andare ed evidentemente non ho idea di che cazzo sia il livello di difficoltà, però è troppo alto per le mie risorse perché in questo momento... Perché in questo momento veramente prendo troppi danni senza la possibilità, per esempio, di far fuori la gente a distanza ed è veramente devastante. In questo momento, vedete, lo schioppo della Pyrite mi sarebbe venuto utile, però ho deciso di non metterla, anche perché è una cosa veramente da early game, dopo diventa più o meno inutile. Per tutto il resto a me serve la redstone e quindi mi infilo un po' le banane nel culo, ecco, perché non è che... Perché non è che posso fare granché. È veramente penoso che non ci siano cazzo torce qua davanti. Metti che c'è un creeper dentro casa, vaffanculo. Dai! Oh! Mamma mia! Che avevo visto un ragno che si avvicinava. Eccolo qua. Vai a cagare. Coglione. Allora, metodi alternativi per prendere. Ah! Redstone! Quali potrebbero essere? Nessuno. Cioè, devo semplicemente scavare in una cazzo di linea retta. Redstone, io posso... No, però... Puttana Eva. Allora, se non ricordo male, la redstone si può coltivare con i seed, però i seed, di nuovo, necessitano di almeno uno di redstone per essere presi. Bam. Giusto? Vediamo un po' se è vero. Allora, redstone. Io ho bisogno di questo. Allora, questo qua ovviamente non ce l'ho. Redstone essence si fa... Come si fa? Maledizione. Ti rendivi come... Ah, vaffanculo. No, questo no. LOL. Ah, not block, vai a cagare, logico. Allora, recipe the redstone essence. Redstone seed saranno. Eccoli qua. 4 di redstone addirittura, oltre che delle regular essence che si fanno con le wick, che si fanno con le essence dust, che si fa con la wick infusion stone, che serve comunque un diamante. Cazzo, all'inizio è veramente fastidiosa da fare sta mod. Va bene. Allora, facciamo così, prima che finisca la puntata, adesso io provo ad andare in miniera, però scavando da casa mia e verso il basso. Casa mia, insomma, sta cavernetta del cazzo. Di modo tale che, grazie, grazie, di modo tale che almeno ho un path singolo e se trovo altri path li chiudo dietro di me, perché non è che posso tipo andare in miniera aperta equipaggiato con così niente. Quindi ci vediamo appena io sono riuscito a fare una cavernetta degna di questo nome. A tra poco! Tra l'altro, già che ci sono, c'è un'altra cosa che io potrei fare, ovvero la grinding stone dell'Applied Energistics, che si fa con Certus Quartz. Se io lo faccio così? No. Se io lo faccio così... come si fa? R? No. Scusate.
Ah, devo avere di nuovo il pulverizer. Oppure la sagumil, ma vedete che allora il destino fa veramente cagare. Comunque volevo farmi sta roba qua per il semplice fatto che poi è decisamente più semplice grindare le cose e farne polvere per poi cucinarle e avere il doppio degli ores, ecco, dei minerali, degli ingotti, quello che è. Quindi adesso ci facciamo un po' sta roba qua e dopodiché quando avremo il resto termineremo questa costruzione di sto schifo, perché adesso non ho la Nether Quartz, perché ho solamente il suo gemello bastardo, che sarebbe questo schifo di Certus Quartz che dovrebbe essere grindato. Ma ora non ne ho la possibilità, quindi ritorno a fare quello che stavo facendo. Come vedete sono andato avanti molto da quando avevo smesso di registrare. Vabbè, a tra poco. Ecco, siamo arrivati di fronte al primo ostacolo di questo schifo di posto. E tra l'altro siamo ad altezza 52, quindi neanche troppo. Non so come girare la cosa, penso che andrò verso di qua. Cioè, praticamente mi allungo di un paio di blocchi perché. Comunque, vabbè, abbiamo anche la lava sotto casa. Che non è male, veramente, perché se un giorno io mi dovessi fare un redstone engine, si chiama engine, sicuramente sarei già avvantaggiato. Il magmatic engine, ecco com'è che si chiamava. Comunque, è la roba figa che tra l'altro non posso fare nessun engine di nuovo senza la redstone, perché la redstone ti permette di fare i pistoni che sono tipo la base per ogni cazzo di motore. Quindi per cui adesso veramente per primo item da trovare sta cazzo di redstone. Quando l'avrò trovata potrò magari proseguire nel fare le cose. Sto lentamente scendendo all'interno di questo cazzo di tunnel e tra l'altro mi sono, dato che effettivamente avevo l'inventario pieno, mi sono trovato costretto a fare un po' di compressed cobblestone, che altro non è che praticamente la cobblestone normale messa per 9 ed è compressa. E sta cosa tra l'altro si può fare indefinitamente, fino tipo alla octuple compressed cobblestone, che vuol dire tipo un sacco di cobblestone compressa solamente in un unico cubetto. Ho avuto anche una piccola disavventura che purtroppo non ho registrato perché sono un faggot, che consisteva nel fatto che un cazzo di blocco di pietra non si spaccava neanche con il piccone di ferro, e alla fine ho scoperto perché. Perché era uno di quei cazzo di cubi di pietra che avevano dentro i silverfish che mi hanno attaccato in massa e per poco non sono morto. Non vi siete persi niente, a parte tipo un porcone che ho tirato perché lì per lì mi sono cagato in mano, perché naturalmente cazzo tunnel, d'accordo, perfetto, tutto tranquillo, a un certo punto ti trovi dentro dei mostri, che la spada ce l'avevo dentro l'inventario, quindi ho dovuto shiftare mentre rimbalzavo come un deficiente. Insomma, solite cose che succedono in questi momenti imprevisti qua. A parte questo, niente, ho trovato un po' di cobblestone, un po' di ferro, un po' di copper, niente di particolare comunque. Ancora niente tin, quindi di nuovo mi sembra di essere ai tempi del primo TMP, nel quale si trovava copper a fiumi ma niente tin, e poi si è trovato tin a fiumi ma niente copper, ed eravamo tipo che ce lo ladravamo a vicenda. Pace all'anima di quel server che, per quanto travagliato, ha visto nascere tutto questo praticamente, insomma. Signori, sti cazzi! Il primo smeraldo, lol. Va bene, ho trovato uno smeraldo dentro la pietra. Tipo 10 secondi dopo di quando ci eravamo lasciati, perché se notate tipo come si dice? Ah, gold. Come si dice? La profondità è variata veramente di poco. Spettacolo, signori. Abbiamo uno smeraldo, quindi penso che lo impiegheremo già per la magical. Chissà, 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 chissà. Cos'altro si può fare con uno smeraldo? Dopo guardiamo. Bello, 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 bello. Sono contento. Sono arrivato a livello 10, quindi da qua in poi scavo dritto, sperando di trovare qualche cosa che non sia sto cazzo di oh! Spawner. LOL. Vediamo se riesco a ladrarmi la cassa senza. Aspetta. Ah, ma porca puttana. Ma mentre sto parlando. Vabbè. Allora. Ma levateli dal cazzo. Allora. Questo così. Quanti cazzo siete? Dai, morite, puttana Eva. Quanta esperienza c'è là sotto? Io ho paurissima! Super paura! Mega paura! Tra l'altro questa qua adesso sarà un parto cagarla via. Ah no! Quindi smeraldi. Cassa.
Altre due Staff of Traveling LOL. Pensi che. E la Builder's Wand? Che culo! Pano, papano, perché il pano ti dà una mano. E altro bucket, altra roba. Super mega uber utile, puttana Eva. Che figo! E niente, redstone, bene, ritorniamo su. Rof lol, veramente. Ok, siamo ritornati un attimo in superficie. Che voglio liberarmi di un po' di ciarpame. Merda! Non ho la extra chest, o come cazzo si chiama? Puttana Eva! Dunque, giabba però. Giabba, giabba, giabba. Ma non c'entra, non serve un cazzo la giabba. Cazzo, era utile quella mod. Vaffanculo. Dovrò fare casse di legno per il resto della mia vita. Che palle! Dovrei studiarmeli prima i modpack invece di farli alla cazzo. Ma va bene, allora. Ok, ho fatto tipo due chest, una con altro e una con tutto quanto quello che io posso trovare dentro una miniera, varie ed eventuali. Direi di farci quella cazzo di pietra base della Magical Crops, perché dopo potremo fare cose fighe. E questa qua è la wick. E se io faccio con la wick così? No, com'era? Usage della wick Infusion Stone. Ah, con 4 ti fai una wick Essence, altrimenti altra roba praticamente. Bene, 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 bene. Ok, quindi praticamente devo cominciare a fare wick Essence. Vediamo. Facciamo 1, 2, 3 e 4 addirittura. Pensate un po' voi. E dopodiché addirittura posso far così? No, perché quella là è la pietra dopo. Tra l'altro, c'era una modalità per duplicarle queste cazzo di pietre, perché non è possibile che tipo ogni volta devi sprecare un diamante. Weak Infusion, viene fuori una regola. Ah no, ti rimane dentro, ti rimane dentro. Eccolo com'era. Posso farlo con vari tipi di semi, però devo praticamente farli. Ok, allora adesso direi che però possiamo fare l'innaffiatoio, giusto? 1, 2, 3, 4. Prendiamo una bowl di metallo che se ordine mi dice giusto dovrebbe trovarsi qui. Abbiamo la bone meal, 1, 2, 3, 4. Poi c'è questo, poi c'è questo. E abbiamo la watering can. Adesso fa buio. No, non fa buio, non fa abbastanza buio. Dovrei spostare un attimino più su il punto di visuale, perché altrimenti non so mai quando è che sta per tramontare il sole. Tipo adesso. Vediamo se riesco. Dai, dai, che voglio andare a dormire, cazzo. Non voglio andare a dormire. Dov'è il pane? Eccolo qua. Bello che adesso tipo non me la considera sera. Io già non vedo un cazzo, d'accordo, non ho scuro. Ci sono le stelle, non è notte, ok? Bene. Abbiamo il annaffiatoio, lo riempiamo. Che mi pare si facesse così. E ora possiamo innaffiare l'essence seed. Vediamo se è giusto. C'era una volta all'interno della Wild, mi pare, che si poteva attivare in maniera tale che tipo ti desse il punto di maturazione, però adesso non c'è. Mi ha fatto una essence di qualche tipo, però non mi ha ricagato il seme. Riproviamo. È spuntato anche un fiorellino. Ciao fiore. Un altro fiorellino. Ciao amico del fiorellino. Sì, ma io voglio che cresca la. Oh, boom! Non mi dà ancora il seme extra. Ma guarda che vaffanculo, eh. Vabbè. Niente, io chiudo la puntata qua. E se voi vedrete dopo i titoli di coda anche il fatto che ho preso la redstone, vuol dire che ho preso la redstone e dalla prossima puntata si può iniziare a usare la redstone. Altrimenti vuol dire che l'unica cosa che non c'è in tutta quanta la world gen di questo schifo di mappa. Vaffanculo a sti cazzo di fiorellini. Adesso li mettiamo 1, 2 e 3 da qua. Che non voglio roba che cresca qua intorno. D'accordo? Avete capito tutto quanto. Benissimo. Non ringrazio nessuno perché nessuno ha registrato con me. Ringrazio me stesso. Bravo Max. Grazie. E direi che vi do appuntamento alla prossima puntata. Anche se questa qua è durata veramente tipo troppo. Considerato che null'altro è rimasto da dire, da Max dei Berro Fronzo, portavoce ufficiale della Geek Battery, adios a todos. Sì, ho trovato la redstone. Cazzo, ho scavato. Guardate tipo la linea, esce dal radar. Guardate il radar in alto.
c'è sta linea verso l'infinito e finalmente a 138-165, altezza 10, sto minando la redstone. No, non con l'innaffiatoio magari. Adesso mi fuori la lava e muoio. No, ok, quanta? 14. 14 di redstone. Bene, 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 bene. Signori, la prossima puntata si comincia a grindare con la redstone. Abbiamo i primi macchinari. Bene, 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 bene.